Lutanime. 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 Direi basta, l'introduzione è stata abbastanza lunga, che ne dite? Questo probabilmente sarà il nostro ultimo Lutanime, almeno per un lungo periodo, perché io ho disdetto l'abbonamento. Ho disdetto l'abbonamento Lutanime perché in tutto due pacchi sono andati dispersi nella spedizione, ma non sono stato rimborsato, né me ne hanno inviato un altro. Quindi ho detto, ma finché non aggiustano o sistemano le spedizioni, perché sono intercontinentali queste spedizioni, perché partono appunto dagli Stati Uniti in California, Pasadena, c'è scritto il loro indirizzo qui, e arrivano fino a qua. Quindi io posso anche capire che le spedizioni vadano a farsi benedire, ma quando uno spende 30 euro per scatola, dopo un po' dà un po' fastidio, un leggero leggero fastidio, appena appena, ma una goccetta proprio, una cosetta proprio così piccola. Comunque sia, oh, non ho scritto neanche Lutanime sul cappello, pensate la pigrizia, c'è ancora scritto Monster Hunter. Sono giorni che c'è scritto solo Monster Hunter. Ma adesso, piuttosto che perdere tempo, prendiamo le forbici del potere e apriamo questo Lutanimino. Questo Lutanimino che sicuramente, essendo l'ultimo, sarà pieno di cose pessime. Magari l'ultimo Lutanime sarà anche il peggiore di tutta la serie, chi lo sa? Magari più avanti riprenderò anche l'abbonamento a Lutanime, ma non sarà una cosa così immediata. Al massimo terrò d'occhio comunque sia il loro sito, se c'è un tema che mi intriga deciderò di prenderlo. Ma adesso apriamo questa scatoletta magica, scavicchio scavicchio, e vediamo subito un capellicchio! Hai capicchio? Di che cos'è questo capellicchio? Io mica lo so. Come tante cose che escono qui dentro, io non ho la più pallida idea di cosa sia questo. Ma è dei Cavalieri dello Zodiaco. Attenzione, un cappellino dei Cavalieri dello Zodiaco. Hai capito? Chi se lo metterebbe mai un cappellino dei Cavalieri dello Zodiaco, dico io. Sicuramente non io. Deficienti. Abbiamo, posto numero 2, una t-shirt. Wii, attenzione, c'è una magliettina qui, una magliettina carina. Guarda che carina, è una maglietta di Black Clover, il cui numero 1 del manga mi è stato spedito in un precedente Lutanime e ancora non l'ho letto. Pensa a me! Non l'ho letto ancora! Perché faccio i video così presto la mattina se so che sono in questo stato ancora in cui ho bisogno di risvegliarmi e quindi è più facile essere stupido? E non voglio sembrare uno di quei youtuber che fa lo stupido davanti alla telecamera esageratamente carico, perché quello non sono io sono molto più easy. Stai calmo, zi. Sì, guardami, stai calmo, ok? Abbiamo capito. Diciamolo, il colore è un po'... cioè è un verde militare, ma di quella saturazione che fa pensare al vomito. Quindi non è che mi faccia super impazzire, ma la metterò magari per dormire, ok? Ok Jack, andiamo avanti Jack. Attenzione, qui abbiamo un'action figure carina una volta ogni tanto. Cioè c'è Midoriya di My Hero Academia, hai capito? Midoriya! E questo qua mi fa piacere perché almeno è un protagonista. Recenti action figure dei precedenti Lutanime non erano il protagonista della serie, no? Abbiamo ricevuto un Sasuke, un altro di Jojo che non so chi sia, una tipa tipo Rosa che non so chi sia. Cioè abbiamo un sacco di action figure che non so chi siano, ok? Quindi una volta tanto spedire un bel protagonista è un'idea carina, io penso. Tu che dici, Frank? È un'idea carina? No, non è un'idea carina. Oh, forbici del potere hanno fatto il loro lavoro per una volta che ce l'ho e che le ritrovo subito, guarda. Midoriya, dove sei? Ah, è senza testa!
Ciao a tutti, sono Midoriya e non c'ho la testa, pensa un po'. Ok dai, adesso te la metto la testa, stai calmo. Penso io a metterti la testolina, bello. Oh, è pure carino, è in proporzione, non ci sono gravi errori anatomici come in tante action figure. Figure, figure non mi si ficca. L'action figure non mi si infila, oh. È l'action figure, action figure, Ciao a tutti! Sono un bamboccio! Che cosa sono? Stupido e scemo! Hai capito? E niente, questo quindi è Midoriya, molto bello. Adesso, senza fare troppo lo stupido, ve lo faccio vedere da vicino. Guardate com'è carino. Ha pure questo pezzetto qua removibile, che è la maschera. Oh, stai buona. Già ho fatto i casini. Ogni tanto, un personaggio bello da aggiungere alla collezione di action figure. E questo sì che è un bel premio, ma è rimasto ancora qualcos'altro dentro la scatoletta. Che cos'è? Ma attenzione, è un manga dei supereroi. È un manga della DC, cioè della Justice League, però fatto d'anime. Cioè fatto con lo stile manga, insomma. Cioè lo stile di questi disegni. Guarda, com'è strano. Cioè, avete mai visto dei supereroi kawaii anime? L'avete mai visti? Beh, ora potete dire, io ho visto. Ho visto tutto nella vita, posso morire felice. Ma anche no. E niente, poi forse one day lo leggerò. Forse, mica ne so sicuro. Cioè, oh, belli gli schizzi, ci stanno parecchi schizzi delle tavole. Ma che carino. Non male. Ma che carino. E ci è rimasto anche un poster, come sempre. Tutti l'utanime c'è un poster. Questo è piccolo. Di solito sono giganti. È un poster della Justice League. Kawaii anime senpai arigato komasimasu. Ma ti rendi conto? Non poteva essere più... Eccolo il poster quello. Eccolo il poster quello grande. Quello grande con le classiche boobies che piacciono a noi. Perché a chi non piacciono le boobies non capisce niente, ok? Ok, sto scherzando. Il tema è underdog, bla bla bla. Ciao belli. Ciao Belo, tu che dici Belo? Do you know the way of the devil? Do you know the way? Parabaparabà. Come cacchio si piegava sto ceppo? Cristoforo santo. Adesso come ultima cosa andiamo a svorticare, come si dice qui. Arvortare, no, non si dice così. Svorticare penso che abbia più senso. La nostra scatola di lutanime. Come sapete, se la si rovescia la scatola, si ottiene una scatola dal design particolare. È come un origami simpatico della vita stessa. Perché la vita è come una scatola. È come una scatola di lutanime. Al 90% delle volte è piena di... Ma ogni tanto qualche bella sorpresa la dà. Che bella metafora, Peo. Ma sei proprio un saggio, un filosofo. Lo so, se soltanto qualcuno mi pagasse come quelli che vanno nei programmi politici a filosofeggiare, appunto. Ma no. E questa è la nostra scatola pronta, arvorticata e girata. Con tutte le cose tipiche di un fumetto d'azione che proprio guarda. Proprio non c'è spazio per niente, guarda Deo. Ma tu pensa perché faccio i video a st'ora del mattino che sono fuso? Perché? Non lo so. E quindi no. Sapete cosa vi dico? Che lo chiudo qui perché l'utanime l'abbiamo aperto tutto. Questo è il nostro preferito di quelle cose uscite dall'utanime. Si può utilizzare anche come apparecchio sessuale, te lo puoi ficcare dove non batte il sole. E queste punte che sono i capelli servono a grattare via proprio parte dell'intestino quando ce l'hai dentro, no? E a parte questo... Io direi che possiamo chiudere qui il video, come stavo dicendo. E se vi è piaciuto questo video, vi siete divertiti da morire, così come io mi sono divertito ad aprire questa scatola, o anche no, ma comunque sia, mostra un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Iscriviti se non lo sei già. E se vuoi sostenere questo canale, le magliette sono nel primo link in descrizione. E ricordati che questo era Electric. Scadusca Day. 1, 2.
ci ponicella, poi ponicella.